Benvenuti ad una nuova puntata di Ten Generation, ospiti della parrocchia San Giuseppe Artigiano di Andria con Don Sergio Di Nanni, che ringrazio naturalmente per l'accoglienza. Un benvenuto ai ragazzi di questa puntata e un benvenuto alla nostra ospite di oggi, Mariangela Petruzzelli, vicepresidente dell'associazione Comitato Progetto Uomo. Grazie a tutti per essere qui con noi. Vi fate un altro applauso? Sì, ok, grazie. In tutte queste 5 edizioni di Ten mi sono resa conto che ancora non avevamo dedicato un'intera puntata a coloro che donano la vita. Ciascuno di noi ha un rapporto diverso con queste persone speciali, cioè magari chi ha un rapporto conflittuale, chi ha un rapporto meraviglioso, chi le considera troppo assillanti, chi invece magari vorrebbe, come dire, una loro maggiore presenza nella propria vita. Fatto sta che ciascuno di noi instaura un rapporto assolutamente unico e speciale con la propria mamma, ed è quello che vogliamo naturalmente raccontarvi in questa nuova puntata di Ten Generation, che, se non avete insomma ancora ben capito, vogliamo proprio dedicare a tutte le mamme. Mamme che oggi sono, come dire, hanno un ruolo sempre più diverso forse rispetto al passato, perché sono impegnate su più fronti e quindi non soltanto, come dire, nel tenere unita la famiglia, ma è importante anche il ruolo che le mamme hanno all'interno della società, perché è giusto anche proprio per una realizzazione personale, oltre che per esigenze familiari, che le mamme siano impegnate anche al di fuori del contesto familiare. Questo sicuramente le impegna ancora di più e rende ancora più gravoso, ancora più complicato questo ruolo, che però devo dire riescono a portare avanti sempre in maniera impeccabile, perché non si sa perché le cose alle nostre mamme riescono sempre in maniera perfetta, anche se a volte loro non si sentono all'altezza della situazione, però sono davvero eccezionali. E allora, siccome il racconto parte dalle mamme, io voglio innanzitutto partire da voi ragazzi, cercando di capire qual è il rapporto che ciascuno di voi ha con la propria mamma. Tu sei? Io sono Fiorenza. Fiorenza, allora per quanto mi riguarda... La tua mamma innanzitutto come si chiama? Mia madre si chiama Lina. Lina, la salutiamo. Salve, ciao, ciao. Signora Lina. Stavo dicendo, per quanto mi riguarda, io ho un bel rapporto con mia madre. Mia madre è molto presente, però non è quella presenza che assilla. È un rapporto che... oscilla tra momenti coccolosi, diciamo, perché il rapporto materno è anche quello, e momenti in cui ci si confida. Però ho notato che comunque questo lato è un lato che è emerso negli ultimi anni, perché comunque credo che quando si è più piccoli non si tende a parlare, a confidarsi molto con la mamma, anche se... la mamma è la persona di cui ci possiamo fidare al mondo, però penso che quando si è più piccoli non è spontaneo magari dire alla mamma cose che non si possono dire, quindi è una cosa che viene con gli anni, man mano che uno matura, cresce, capisce che ha bisogno di scoprire anche quel lato relazionale con la propria madre, quindi è un rapporto di confidenza, di fiducia, perché comunque la fiducia è, penso sia la base del rapporto madre-figlia, è una cosa talmente insita, perché... E forse è la base anche un po' di tutti i rapporti, no? Se sì, non c'è la però fiducia... soprattutto penso che lo sia soprattutto per il rapporto materno, perché comunque non credo ci sia al mondo una persona che ti possa amare più di una madre, perché l'amore materno è quello più puro. Quindi tu lo percepisci che come ti vuole bene la tua mamma non te ne vuole nessuno. Penso che la mamma sia la persona che ti ami di più al mondo, si percepisce a pelle, quindi è normale che la fiducia che puoi trovare in una mamma, non dico che in altre persone non si può instaurare, però con la mamma c'è già, non hai bisogno di instaurarla perché è insita. Okay. Quindi è un rapporto di fiducia, coccoloso, confidenziale. E a volte anche un po' conflittuale, perché quando si attraversano dei periodi un po'... quando gli umori non sono in parallelo, ci si scontra, o magari perché quando qualcosa nella propria vita non va bene,
Non ti puoi sfogare con le persone che hai accanto per paura di ferirle. Il primo sfogo quando torni a casa è la mamma. Perché quindi, tu sai che la mamma tanto ti capisce sempre, quindi, giusto? Ma, anche loro a volte lo fanno con noi, questo bisogna dirlo. Che comunque la casa, la famiglia è il posto in cui involontariamente uno appena ci entra vomita tutto quello che non può che dire non... in altri ambienti, quindi c'è anche questa sfaccettatura un po' conflittuale, però è una cosa che comunque si risolve perché è un po' impossibile stare in conflitto con una mamma, almeno per quanto mi riguarda. Chi è d'accordo con quello che stava dicendo? No? Un po' come dire, sulla mamma si riversano un po' tutte le cose, diciamo, un po' negative della giornata, vero? Sì, questo è sicuramente. Io sono Maria Antonella. Parlo innanzitutto da figlia unica, cioè anche da precisare questo. Però comunque sì, anche secondo me comunque il rapporto con la madre è un rapporto di assoluta fiducia. Si chiama la tua mamma? La mia mamma si chiama Angela. E niente, anche secondo me comunque il rapporto con una mamma è la cosa più fondamentale che possa esistere. Almeno per quanto mi riguarda, io lo vivo in questa maniera perché comunque ho sempre raccontato tutto alla mia mamma. Quindi voi avete un rapporto quasi di amicizia? Sì, per me mia madre è come un'amica, cioè prima di essere una mamma è un'amica, perché comunque mi sento libera di parlare con lei di qualsiasi cosa davvero, cioè non ho nessun freno inibitorio, posso davvero parlare con lei di tutto, di qualsiasi cosa. Quindi tu confidi proprio? Sì, mi confido proprio, cioè comunque è come davvero se fosse un'amica, magari... Per certe persone è difficile perché c'è chi pensa, vabbè, ma io con mia madre non riuscirei mai a parlare di determinate cose. Per me non è così, cioè riesco totalmente a donare me stessa e raccontare e tutto di me. Sì. E anche mia madre, cioè fa la cosa è reciproca, con te. Sì. Ma è c'è qualcosa che cosa. Ogni tanto ti fa un po' arrabbiare la mamma? Beh sì, ci sono delle cose che mi fanno arrabbiare. Vi scontrate un po'? Ultimamente sì, spesso ci scontriamo spesso. Però alla fine credo che comunque dalle discussioni ci sia sempre una via di uscita positiva. Chi la vince? Dipende, spesso la vinco io perché comunque lei tende sempre a coccolarmi, quindi cerca sempre magari di farsi delle colpe pur di far stare bene me, quindi pur di rendermi felice, diciamo. Però comunque ci sono anche delle volte in cui io riconosco di aver sbagliato, perché anzi sarebbe un male magari che comunque i genitori debbano essere sempre, prendersi sempre le colpe dei figli, perché non è in realtà assolutamente così. Qual è la cosa che ti ripete più spesso la tua mamma? Allora, la mia mamma è molto ansiosa. Mi ripete sempre di stare attenta, io le ripeto sempre di fidarsi di me, anche se lei si fida. Però comunque è mia premura sempre ricordarglielo, ma la cosa che mi ripete sempre è ti voglio bene, non dimenticarti mai che qualsiasi cosa ti succeda io ti sono vicina, è una cosa che mi ripete sempre ogni giorno e io non dimentico mai, sono sicura che comunque lei c'è sempre, ci sarà sempre, anche quando, voglio dire, le cose vanno male, anzi soprattutto in quei momenti so che la mia mamma è vicina, è il mio punto di riferimento. E quindi sai che puoi sempre rivolgerti a lei in qualsiasi momento. Sì, sì. Chi mi vuole condividere con noi l'esperienza e il rapporto con la propria Viviana? Vuoi farlo tu? Vediamo un po'. Viviana, tu invece? No, io ho un rapporto buono con mia madre. Si chiama innanzitutto? Maria. Maria. Salutiamo anche mamma Maria. Certe volte è un po' conflittuale, però vabbè, è normale. Ma avete caratteri simili? Tu sei simile alla tua mamma da un punto di vista caratteriale? Non lo so. non lo so perché, vabbè, su certe cose sì, su altre no. Per esempio, qual è la cosa sulla quale vi scontrate più spesso? L'ordine. L'ordine, perché tu sei disordinata. Sì, tremendamente disordinata. E lei invece di una precisione come... Le sì, mamme decisamente. Solito. Quindi magari il mio studio non è perfettamente ordinato, la mia scrivania, diciamo, non è il massimo dell'ordine, però... Ma dici, quello è il mio ordine, giusto? Sì, ci provo a dirlo. Ma, sì, è ma mi sa così. Che non la convinci più di tanto, eh? No. Mi sa che non si convince. No, vabbè, ognuno ha i propri difetti. Però nonostante questo, la tua mamma cosa rappresenta per te, Viviana? Ma è tante cose in realtà, no?
Perché sai qual è il fatto? Spesso noi diamo per scontato il fatto che esista una madre, no? Mm-hmm. Per cui magari è facile urlarsi appresso, è facile dirsi cose non belle. Perché a volte neanche si pensa, no? Sì, succede in tutte le famiglie alla fine, no? Però penso sia dato dal fatto che molti diano per scontato il fatto che esista l'altro, no? E questa è una cosa che vale con i figli, con i genitori con i figli, no? Per cui succede che se magari te ne vai, ti sposti, succede un qualcosa, lì ti accorgi, effettivamente torni sui tuoi passi e dici scusa, ho sbagliato. Ma questo penso succeda, ripeto, in entrambe le figure, sia il genitore col figlio che il figlio col genitore. Quindi... Quando sei lontana da casa, no? Perché noi tutti gli amici di Ten sanno, viaggi molto per passione oltre che per studio. Quando sei lontana da casa, cosa ti manca di più della tua mamma? Che magari apprezzi di più, no? Perché quando si sta tutti i giorni insieme alla propria mamma, eccetera, magari ci sono tante cose che dici, però è pesante. Poi invece quando si è fuori, si apprezza. Non lo so, forse non una cosa specifica, no? Perché mi reputo una persona abbastanza indipendente, per cui sulla cucina, per esempio... Sei indipendente? No, è che cucino meglio io. Quindi, cucina meglio lei? Quindi, no, cucino meglio io, quindi per esempio sulla cucina non più tanto, oppure per esempio neanche sull'ordine, perché se sto da sola mi muovo, è una questione di pigrizia, no. Però forse il fatto che ci sia, perché... Magari sai cosa, quando sei a casa da solo, no? Uh-huh. Ma c'è lei che parla al telefono, oppure che ascolta le sue canzoni un po' vecchie. E tu la senti, no? Nella stanza. Magari dà un po' fastidio mentre studi, perché vuoi chiudere la porta, vuoi dire basta. Però sono cose che ti tengono compagnia, quindi è la presenza più che un qualcosa in sé per sé. E il fatto che c'è, insomma. Sì. Perché si dice che la mamma è sempre la mamma? Di mamma ce n'è una sola. E il papà che fine fa? No, vabbè, è anche il papà alla fine. Non lo so sinceramente, però penso che entrambe le figure siano importanti. Cioè non si dice il papà è sempre il papà, si dice la mamma è sempre la mamma. Perché c'è questa idea, no? Ma abbastanza antica, secondo me, che dovrebbe essere svecchiata, secondo la quale la mamma è l'angelo del focolare, il padre invece è quello che... fa le cose, sta fuori, fa insomma un po' quello che vuole, l'importante è che poi porti i soldi a casa e sia il pilastro dal punto di vista sociale della famiglia. Però secondo me questa è un'idea che va superata, perché in una famiglia entrambe le figure genitoriali devono essere presenti, no? Non è che siccome sei il padre puoi fare quello che vuoi o siccome sei la madre devi per forza stare a casa, accudire i tuoi figli e non avere... la tua vita professionale anzi, come dicevamo appunto all'inizio, oggi la società impone appunto anche alle mamme di lavorare fuori casa, no? E quindi a volte, come dire, i lavori vengono, c'è una sorta di doppio lavoro, no? Per le mamme che lavorano sia dentro casa che fuori. Accanto tu sei? Simona. Tu, qual è il tuo rapporto con la tua mamma, che naturalmente si chiama? Mia madre si chiama Anna. Anna. Salutiamo anche mamma Anna. Oggi vogliamo salutare tutte le mamme. No, il mio rapporto con mia madre naturalmente non è conflittuale, però ci sono anche molti momenti naturalmente di questo genere. Naturalmente Ma è normale, io comprendo, perché essendo la terza figlia, a volte io penso... Non distribuisce il bene uguale a tutti, forse, però poi pensandoci, comunque ad essere madre con tutti quanti, quindi non può dedicarsi soltanto a me, quindi è giusto un'idea che poi naturalmente... Tu la vorresti più presente, quindi? Sì, a volte ci pensi, però non è neanche colpa sua, perché giustamente, avendo tre figli, non... Vicino al microfono, Simona, non così può ti sentiamo bene. Stare soltanto con me, naturalmente, c'è una sorella più piccola, naturalmente ha più bisogno... Quindi, naturalmente, ha ragione lei. Ha ragione sempre lei? A volte. A volte? Ma che carattere hai? È forte la tua mamma? Vi scontrate spesso? Avete lo stesso carattere? È abbastanza... Forse io sono più emotiva su questo. Però mia madre non è tanto ferma, però rispetto a me sì. È più sciolta di me, è più coraggiosa rispetto... Però l'unica cosa che... ho riscontrato, che io forse in questo potrei aiutarla, che
sta molto attenta al giudizio degli altri ed è una cosa che mi dispiace, glielo dico, quindi... Invece non dovrebbe un attimino ascoltare, tipo giusto? Anche la cosa che diceva Viviana della casa sempre in ordine, chissà viene qualcuno a guardare, ma non viene nessuno, quindi... E anche se viene qualcuno, sai cosa rispondo io alla mia mamma, mamma Rosa, dico mamma anche se viene qualcuno infatti, è una casa vissuta, no? Perché sì, io anch'io sono un po' disordinata come Viviana. Ma alla fine disordinata per mia madre è anche una coperta smossa, potrebbe essere. Invece alla fine non è neanche quello, quindi ecco perché è un po' fissata su ste cose. Però qual è la cosa più bella, il ricordo più bello, magari che avete fatto, una cosa che avete fatto insieme, una chiacchierata, un viaggio, anche semplicemente lo shopping insieme? Sì, naturalmente, comunque adesso io non riesco a pensare un momento naturalmente definitivo, pensandoci alla fine... un qualsiasi momento che io dovessi pensare, sì, dalla giornata, lei il fatto stesso, quando mi chiama ogni mattina, che io dovrei svegliare lei 6 per andare a scuola. Viene a svegliarti lei? Quindi lei, se lei non mi sveglia, io non riesco ad alzarmi da sola, quindi lei ogni mattina prende questa responsabilità, che anche del fatto stesso di chiamarmi, lei mi chiama ogni mattina alle 6, naturalmente, si sveglia apposta e poi torna a dormire. Che bella, e questa però, è una cosa, secondo me, molto fondamentale, che ascolto anche alcuni miei amici che... Non molti lo fanno, infatti, se tu riesci ad alzarti da sole bene, se no non vai a scuola. Dice, se no arrangiati. È una cosa, anche una piccolezza, però... È un bel gesto, gesto d'amore. Una delle piccole cose. Simona, qual è la cosa che ti ripete più spesso la tua mamma? Naturalmente, come hai detto, perdona, stai attenta, stai attenta. Però lei sa che comunque non ho mai... dato modo a mia madre di pensare male, di fare qualcosa che non dovevo, quindi naturalmente lei si fida apertamente, però è giusto che la mamma lo faccia, mamma lo fa, io dico e sì, dica mi raccomando Simona, il compito, stai attenta. Sì, ma lo fa perché comunque è la mamma e lo dice, però sa completamente che non ci sono problemi, non deve avere, insomma, non si deve preoccupare. Viviana invece a te dice mi raccomando, sii ordinata. Sì, metti in ordine la stanza, rifai il letto, stendi i panni. Le stesse cose, dice Simona. Quando cucini, metti i piatti in ordine, quindi tutte queste cose, insomma, sì, va bene, è normale anche. Tu davanti, tu sei? Passate il microfono. Io sono Dina. Dina, allora, innanzitutto salutiamo la tua mamma. Che si chiama Raffaella. Che si chiama Raffaella, quindi salutiamo la mamma Raffaella. Ciao. Subito, qual è il consiglio, per esempio, la cosa che ti ripete più spesso mamma Raffaella? È che allora, tu sono dici, tante basta, in realtà, però quella principale adesso a 24 anni mi dice mi raccomando io esco a non aprire a nessuno. Che è un giusto consiglio però, di questi tempi, come dire. Quindi ti raccomanda di essere prudente, sì, insomma. Oppure quando esco dice mi raccomando non fare tardi. Giusto, questo, anche questo, è vero. E tu ogni tanto, quando... Faccio tardi, ovviamente. E che cosa succede? Che lei ti aspetta a casa, sveglia o... No, dipende. Incomincia con le telefonate, poi magari capita che è tardi, quindi si addormenta, mi manda i messaggi quando si sveglia e poi alla fine si assicura se sono tornata o meno alzandosi. Quindi si sveglia nel cuore, anzi, forse, diciamo, a mattina presto, a che ora ti ritiri più o meno? Le tre, esatto, quindi lei si sveglia, pensate che mamma è straordinaria, si sveglia, si assicura che tu ci sei e va a dormire. Sì. Questa cosa ti piace oppure ti dà fastidio? No, mi fa piacere perché penso che mi pensa. È vero, è un gesto anche qui, no, di attenzione. Sì. Ma qual è il rapporto che hai con tua mamma in generale? È altalenante, come tutti, penso. Ci sono momenti in cui non posso fare a meno di lei, momenti in cui che... è meglio che mi sia lontano. Qual è la cosa sulla quale vi scontrate di più? Il cibo, perché lei cucina benissimo. Ah, e io non mangio tutto. L'orario. Perché? Ah, l'orario del rientro, sì, ok. E penso più niente, poi bene o male, ovviamente l'ordine, la casa, la pulizia, sono cose che... sulle quali si discute spesso. Perché la mamma, come dire, è un po' il generale di casa che deve tenere un po' tutto sotto, sì, controllo e far sì che tutto funzioni per bene. Ma è vero quindi quello che dicevo un po' a Viviana, che la mamma è sempre la mamma? O la possiamo sostituire? Io penso che non si possa sostituire. Anche
perché abbiamo sempre bisogno di lei, di una sua carezza, di una sua parola, un qualunque tipo di conforto che si possa avere da parte di un genitore, anche uno sguardo, anche il mi raccomando. Mm-hmm. È sempre una parola che detta da una mamma è diverso rispetto che magari detta da una nonna, da una zia, da una qualunque altra persona che comunque ci tiene a te, però non mai come la propria mamma. Quindi anche quando ci fanno arrabbiare? Sì. Possiamo chiudere un occhio? Sempre. Hai fratelli? Sì, ho una sorella. Com'è il rapporto tra tua sorella e tua mamma? Non è che voglio farmi i fatti di Dina, però no, voglio capire. Però loro sono più legate rispetto a me e mia madre. Tra di loro c'è un legame più forte. Hanno, come dire, un'affinità di caratteri. Sì, ma semplicemente perché mia sorella è più aperta rispetto a me, io sono più riservata. E quindi, come dire, loro hanno un rapporto, sì, che... Sì, parlano ore e ore e ore. Invece tu no. No, io ho l'essenziale. L'essenziale. E tua mamma invece vorrebbe, ti capita anche quando torni, no? Che vuole sapere, ti fa domande. Sì, mi fa le domande, le risposte sì, no, forse dopo, ok, è andata bene, è andata male. Cioè tu rispondi a monosillabi, vi capita questa cosa? Vediamo. Passa il microfono. Fin troppe volte, qualsiasi volta, anche per uscire, dove vai? Con chi vai? E quando torni? Ma cosa fai? Ma lo conosco? Ma con la macchina? Ma a piedi? Le chiavi ce le hai? Hai riordinato? Un'intervista praticamente ogni volta. E quando torni poi? Se sei fortunato è già a letto. Se non sei fortunato la vedi un po' mezza addormentata, lei che viene. Che succede? Raccontami che ore sono? Perché giustamente non se ne rende conto neanche lei. Poverina, dove sei stata? E con chi sei stata? Ah, quindi l'interrogatorio te lo fa proprio appena sì, rientri? Sì, lo fa prima, lo fa dopo, perché deve mettere il timbrino per capire se sei stata davvero con quelle persone. Ancora magari cambi versione. Sì, deve rendersi conto. Mi sa che non te l'ho chiesto, qual è la raccomandazione che ti fa più spesso? Di raccomandazioni non me ne fa tante, forse perché stiamo molto insieme durante l'arco della giornata, quando io sono a casa o quando sono fuori per altri impegni, però mi capita spesso di stare a casa, quindi ci viviamo molto. Ti dico una sciocchezza, se c'è una canzone ridiamo, balliamo, quindi non mi fa raccomandazioni, però è più seccante sul cosa io devo fare, sull'essere ordinata, sull'essere attenta, però alla fine dei conti sa che si può fidare, quindi le solite sono le raccomandazioni banali, non fare tardi, stai attenta, comportati niente di particolare. Mm. E quando andavate a scuola, perché alcuni di voi adesso vanno all'università, eccetera, ma quando andavate a scuola chi controllava sui compiti, mamma o papà? Mamma. A me non ha mai controllato nessuno, sinceramente, si sono sempre fidati di quello che facevo perché vedevano i risultati, quindi anche se qualche volta andavo male, però mia madre diceva vabbè, non è mai stata una madre che mi puniva da quel punto di vista, mi ha sempre detto vabbè, non ti preoccupare, è andata male, impegna, ti andrà bene. I risultati poi arrivavano, quindi non è mai stata lì con la telecamera a vedere cosa facessi, quanto studiassi, quanto non studiassi. Su questa cosa è stata una mamma ottima. Ottima, ottima, da 10. Invece Maria Antonella sì, sì. Dicevi... La mia mamma mi ha controllata per quanto riguarda lo studio fino più o meno alla scuola media. Uh-huh. Poi ha cominciato a capire che comunque io riuscivo ad essere abbastanza autonoma nello studio, anche perché i risultati erano ben visibili sia con che senza di lei, quindi poi ho avuto piede libero anche nello studio e i risultati poi si sono visti. Ma le scuole elementari quando bisogna fare... Mi ha aiutato tantissimo. Ti metteva vicino? Sì, mi aiutava molto a colorare perché era una cosa che io odiavo e lei si metteva vicino e mi aiutava a colorare, oppure quando c'era qualcosa che proprio non riuscivo a fare, tipo ricordo benissimo che in prima elementare non riuscivo a scrivere la A in corsivo ed era davvero un incubo perché non riuscivo proprio a scriverla e mi ricordo che lei con la sua mano si metteva vicino a me e mi aiutava, vabbè Mary non ti preoccupare, lo facciamo insieme, quindi comunque voglio dire è un bel ricordo che ho questo qua. Mamma. Domenico, passate il microfono, Domenico. Domenico, la tua mamma si chiamava? La mia mamma si chiamava Maria. E salutiamo mamma Maria. Che rapporto avevi con mamma Maria? Avevo un
abbiamo avuto tante tipologie di rapporti. Perché chiaramente, come dire, è cambiato nel corso del tempo. Cioè, man mano che io mi evolvevo. Man mano che crescevi, come sì, dire, si diversificava il rapporto. Tante tipologie di situazioni, di approcci che comunque ti... Ma avevate caratteri simili tu e mamma Maria? Non proprio. Lei com'era? Era molto forte mia mamma. Aveva un bel carattere, sì. Determinato? Determinatissima. Che cosa ti diceva, Domenico? Su cosa ti sgridava di più? Diceva sempre stai attento, dice ovunque tu vai lasci sempre il segno. Era vero? Ed è vero. È vero? Ma qual era la raccomandazione che ti faceva di maggiormente? La maggior parte delle volte diceva... Non studia, non ritirarti diceva, tardi, fai il bravo... No, la maggior parte delle volte mi diceva... mi raccomando, fai attenzione, cioè chiaramente poi alcune volte mi diceva sempre rientra presto, perché all'epoca cioè, non rientravo mai presto. Ero sempre... Ti piaceva fare un po' tardi? Sì, facevo sempre tardi, sempre. E la trovavi ad aspettarti? Mia madre sì, stava dietro la porta ad aspettarmi. Quindi anche a te, stava lì a controllare? Stava lì ad aspettarmi, a vedere quando rientravo. E la mattina poi ti diceva, ma guarda che tu sei rientrato con l'ora. Cioè ti veniva proprio a svegliare vicino al letto. Ah, ti parlava mentre stavi ancora dormendo, giustamente. Mentre stavi dormendo, ti veniva vicino al letto e diceva, ma tu sai che sei rientrato a quest'ora? Diceva, ma cosa hai fatto fino a quest'ora? Dove sei stato? Con chi? Quando? Come? Perché? E tu rispondi... Ti faceva il terzo grado. Come so, abbiamo visto un po' come tutte le mamme. E tu come rispondevi? Io sì, stavo con gli amici, di qua, di là, dove, cosa avete fatto? Niente, siamo stati là a giocare. Cercavi, come dire, un po' di sviare, ti dava fastidio? Beh sì, perché comunque un po', mi dava fastidio, però alla fine dei conti è normale che un genitore ti chieda determinate cose, perché è giusto che te le chiede, che ti dice dove vai, dove non vai, perché si deve informare, cioè, per sapere cosa fa il figlio, cosa fa la figlia, cosa fa, cosa non fa. Qual è un ricordo che hai di mamma Maria? Facevate una cosa in modo particolare? Senti, mia madre mi ha insegnato tantissime cose. Pertanto te, cioè, dalle scuole elementari... Anche con te faceva i compiti? Sì, dalle scuole elementari mi aiutava tantissimo nella matematica. Mi ricordo una volta Sì, una volta ebbe una punizione proprio alle elementari su matematica. E c'era questa maestra di matematica che non andavo io d'accordo con la maestra. Sì, diciamo che insomma la matematica allora, a volte crea anche queste incomprensioni. Mi diede una punizione di scrivere tante volte, 500 volte se non sbaglio, la stessa cosa. E lei mi aiutava poi, sai, nel scrivere, nel ripetere, nel fare anche... mi aiutava moltissimo anche nel risolvere i problemi. Sono state cose veramente fondamentali che oggi cioè, mi aiutano nel risolvere tante altre cose, a ragionare in determinati modi, cioè mi ha aiutato moltissimo. Per esempio, oggi in che modo mamma Maria in qualche maniera è vicino a te lo stesso? Beh, lei è sempre comunque presente, sia dentro di me che ovunque, io credo, no? E mi ha aiutato molto nei suoi insegnamenti a come prendere la vita. Come reagire, perché ci sono molti, molti, molti modi di reagire, molte cose di... perché lei mi ha preparato veramente quasi a tutto, nel senso che comunque lei e anche mio padre cioè, comunque mi hanno sempre spronato in un certo senso a prepararmi in determinate scelte, in determinate cose. Mi hanno lasciato, cioè mi lasciavano un po' libero in un determinato modo, però sempre nel limite, chiaramente. Però controllandoti a distanza. A distanza, sì. Però mi hanno dato la forza di... cioè mi mettevano quasi alla prova, per vedere cosa io riuscivo a fare, cosa sono in grado di poter fare. E oggi per che cosa la ringrazi? La ringrazio per la forza che mi ha dato di poter... andare avanti dopo tutto quello che è successo e succede. E la senti? E lei è contenta? Lei è sempre con me. Ed è contenta? Lei è sempre contenta. Le chiedi ogni tanto dei consigli? Consigli è chiaro, sì. Dici, che cosa potrei fare in questo momento? E cioè, ti ispiri a lei? Se lei comunque mi ha dato tanti consigli.
quello che oggi a me manca è proprio il consiglio. Il poterti confrontare con lei. Però in realtà cioè, comunque mi confronto lo stesso. C'è lo stesso. E ti aiuta, anche se non è fisicamente. Sì, anche se non fisicamente. Presente. Presente. C'è lo stesso e ti consiglia. A modo suo, ma ti consiglia. A modo suo, sì. Mariangela, qual è si è un po' rivista nel rapporto nel rapporto che hanno raccontato i nostri ragazzi rispetto alle loro mamme con il suo rapporto con sua mamma? A pieno. Quindi, come sì. dire, è una costante un po', no? Sì, di quello che abbiamo sentito. Anzi, volevo fare i complimenti a questi ragazzi, veramente in gamba, hanno una luce vivace negli occhi. E mi hanno trasmesso tante cose belle, mi hanno fatto rivivere qualche annetto fa mio e ho rivisto anche il rapporto che ho io con i miei figli e che io ho ancora, per fortuna, con mia madre. E qual è il suo rapporto? Ecco, ripensando adesso alla sua mamma, no? Sì. Qual è la prima cosa che le viene in mente rispetto proprio al rapporto che avete di quando naturalmente magari era anche un po' più piccolina, no? Da ragazzina. Sì, il nostro rapporto è fisiologico che sia ancora oggi conflittuale, però conflittuale nell'accordo, vabbè, è un controsenso un attimo, e però alla fine è così, anche, sempre. No? Ci si scontra per incontrarsi. Mm-hmm. E lì è sempre la persona saggia che giustamente mi consiglia. Di consigli non se ne hanno mai abbastanza, non bastano per fortuna mai. È un giusto alter ego. Noi nasciamo da una mamma e la mamma, prima di tutto, come dicevano anche loro prima, ci conosce meglio di tutti perché ci ha portato dentro di sé. Non è un dettaglio trascurabile. Noi siamo stati vita dentro di loro ancora prima che fossimo vita, come tutti la vediamo. Mm-hmm. Quindi chi meglio di una mamma ci conosce? La mamma conosce già le risposte alle domande che non abbiamo ancora pensato. È vero, capita a volte che ti guarda negli occhi e riesce a capire già tutto, senza aver detto nulla. E infatti, ancora i miei figli, quando io vado lì già con la risposta, dico, mamma, ma tu che ne sai? E io lo so. Ma come fanno quindi le mamme? È determinato dal fatto che appunto c'è questo rapporto ancor prima di nascere? Io ai miei figli fino a qualche tempo fa dicevo che avevo una sfera magica e loro se la bevevano. Adesso non lo fanno più, però sanno che quello che loro vivono adesso noi l'abbiamo già vissuto. È vero, cambiano le mode, i modi di esprimersi, le tecnologie benedette, cambiano tante cose, apparenza tra parentesi, ma l'essenza delle situazioni in cui viviamo tutti i giorni, alla fine il rapporto con le persone non cambiano, sono sempre quelli, erano e saranno nel bene e nel male. Quindi anche solo uno sguardo è rivelatore di quello che si pensa, di quello che è accaduto. Quindi magari non ci si coglie al 100%, ma al 99% sì. E quindi ecco, la mamma a volte ha veramente sempre una risposta a quello che accade. Prima stavate citando anche la figura del papà. La figura del papà è fondamentale, almeno quanto quella della mamma. Però la mamma, se permettete, ha un vantaggino in più. Perché? Perché intanto dicevo per quel non trascurabile discorso biologico che non sono una cosa da poco, ecco. Sì, i primi momenti di vita in cui ci si scambia questo rapporto meraviglioso d'amore, occhi negli occhi, sono cose impagabili che poi spero che possiate vivere al tempo giusto e con il giusto trasporto e desiderio. E papà invece ha il ruolo di sostegno importante e forte, quindi non trascuriamo
la famiglia, ecco, diciamo così, quindi la figura sia femminile che quella maschile, per quanto dare il supporto giusto e la giusta direzione a un bimbo che cresce, che nasce, insomma, che si forma. Qual è il ruolo che hanno le mamme oggi? Perché, insomma, consideriamo che anche il ruolo della mamma si è evoluto, no? È cambiata la società e quindi inevitabilmente anche le mamme si sono dovute adeguare a questo cambiamento. E quindi se pensiamo a qualche anno fa, per esempio, le mamme, insomma, lavoravano soltanto in casa. Sì. Oggi, nella maggioranza dei casi, sono costrette a lavorare anche fuori casa. Ecco, come è cambiato il ruolo sociale proprio della mamma? E anche qui c'è un purtroppo e un per fortuna. E, per fortuna perché appunto si è ricordato, si è scoperto, si è ribadito ancora di più il concetto che non c'è solo la madre, c'è anche la donna. La madre è chi dona la vita, la donna è la persona che insegna al bimbo ad andare avanti con le proprie gambe. E si è riscoperto che ognuno ha bisogno, anche le donne, hanno diritto alla loro identità, alla propria realizzazione personale, che non è detto che sia esclusivamente quella delle quattro mura domestiche. Mm-hmm. Ai tempi dei nostri genitori, ancora adesso molto spesso, ci si contenta della massaia, però purtroppo il mondo evolve in fretta, bisogna adeguarsi e purtroppo chi non si adegua rimane indietro. È bello anche scoprire donne che hanno lottato e hanno avuto i loro riconoscimenti perché appunto hanno studiato, hanno lottato per avere qual era il loro giusto riconoscimento, il loro l'affermazione in un posto di lavoro, nelle loro, nei loro diritti. Però non dimentichiamo che prima di tutto è importante non dimenticare la nostra femminilità. Sono piccole sfumature, però è giusto ribadirle. Si nasce tutte femmine o maschi, però è giusto non dimenticarlo nel corso della nostra vita, nel corso della nostra crescita. Quindi ecco l'importanza di sapersi fermare anche a volte davanti a un dono così importante qual è il dono della vita. A volte tendiamo un po' ad accorciare i tempi, a dimenticarcene, a ricordare di fare le donne e non le mamme e a dimenticare il nostro ruolo femminile. Impariamo a dare la giusta dose di importanza a ogni momento fondamentale del nostro essere donna. Credo che poi questa sia, come dire, anche la difficoltà maggiore, no? Di una mamma oggi come oggi, cioè essere appunto in grado di saper, di essere tutto in maniera assolutamente equilibrata e di riuscire a gestire più fronti. Ma è possibile fare questo in una società che è sempre più frenetica, dove si corre, dove viene richiesto anche alle donne mamme magari di fare delle cose che non sono tanto conciliabili poi con la famiglia? A una donna si può chiedere perché la donna lo sa fare. Non parlo. Quindi l'esempio, una donna mamma lo fa. Come fare? La mamma ha la caratteristica nel DNA di poterlo fare. Una donna quando diventa mamma, la mamma è la quintessenza di una donna, non che chi non è mamma non è capace, guai dire questo da parte mia, guai. La mamma, appunto come diceva prima, sa fare il dottore, sa fare le pubbliche relazioni, sa essere una brava massaia, la donna, sa la mamma. Anche un generale. Prima di tutto. È un piccolo esercito la famiglia, bisogna, come dire, mettere tutto in ordine. Nel bene e nel male ci vuole sempre un attimino di polso fermo. È troppo semplice a volte lasciarsi prendere, come diceva lei, mi è piaciuta prima un'espressione, la coccolosità. È troppo semplice vedere nel piccino l'orsacchiotto da coccolare, da vezzeggiare, però molto spesso non basta. Bisogna sapere dire i bravi no che fanno crescere, bisogna essere fermi, bisogna essere anche un po' autoritari, ma sempre comunque fondamentalmente aperti al dialogo. Perché non serve a niente mettersi sul piedistallo e dettare legge. Non si va da nessuna parte. Il dialogo è importante.
capire le esigenze anche di un figlio è determinante, perché è giusto dare ascolto, perché si possa poi alla fine crescere insieme. Non si nasce genitori imparati e non ci si inventa neanche figli. È un percorso da fare insieme. Prima una di loro mi diceva che ha due fratelli, siete in tre, giusto? Ed è bello anche pensare che la mamma appunto cresce con i figli. Mm-hmm. Non è stata la stessa mamma con il primo figlio, non lo è stata con il secondo, non sarà nemmeno con il terzo, perché ci si evolve ed ogni giorno è un'esperienza di crescita, di arricchimento impagabile. Quindi ecco, sempre il sorriso, sempre il voler affrontare insieme i guai che arrivano dalla vita, mai arrendersi, e cercare appunto in ogni ostacolo la possibilità di andare avanti e di vederci un positivo di crescita di noi insieme, per non essere... Quante volte al giorno una mamma si pone le domande: ma chissà, avrò fatto bene, sarà stata la scelta giusta, mi sono comportata bene con mio figlio, potevo fargli fare una cosa diversa? Mille volte al secondo. Quindi non al giorno, al secondo. È un meraviglioso dubbio. Si è sempre nel dubbio. Magari avere anche una minima certezza, sempre con l'ansia, spero di sbagliarmi. Chi diceva prima parlava di ansia? Parlavi tu di ansia, giusto? Dino parlava di ansia. Sì, parlavi di ansia e c'è l'ansia. Perché ci si prende, ma anche tante volte non ci si prende. E se gli precludo una possibilità, mio figlio. Esatto. Però... E come se ne esce da questo labirinto di ansia? E a volte si o tende si a essere... è un rebus. Si vorrebbe avere la chiave di volta di ogni problema, di ogni cosa. È chiaro che per stare sicuri si tende sempre magari a dire un no, a essere fermi, a escludere, rimaniamo sulle strade già battute. Però bisogna cogliere sempre comunque il male minore. È possibile anche tentare qualche strada nuova, ecco, magari facendo anche delle piccole concessioni. Però mettendo davanti allo stato dei fatti un figlio che, guarda, quello che stai facendo non lo fai tu da solo, lo facciamo insieme. Quindi se c'è un problema, io non ti lascio solo, perché deve essere una tua scelta, deve essere condivisa da me, ma l'affrontiamo insieme. È importante. Quindi, questo aspetto metti, che è anche molto rassicurante, infatti, per un figlio. Metti in dubbio che potrebbe anche andare male. Quindi esponiamoci, ma sempre con grado, andiamo avanti a testa bassa, magari avremo dei bei risultati, magari una bella tramvata, chi lo quella sa. Quella è la vita, purtroppo. Vabbè, allora nel bene e nel male. Quando lei era figlia, c'è qualcosa che della sua mamma non piaceva e che comunque ha detto quando era figlia: ah no, io quando diventerò mamma non farò mai così, e poi invece ha capito quando io è diventata... Io lo dico ancora adesso a mia mamma. Ancora adesso ci scontriamo, anche stamattina, sempre, ma sempre nel bene. A proposito, ciao mamma Nicoletta. A proposito, come si chiama? Nicoletta. Mamma Nicoletta, salutiamo anche mamma Nicoletta. Ogni giorno ci scontriamo. Però lei si rifà a quel modello di mamma? E c'ha ragione. Mia madre ha ragione. Adesso glielo stiamo dicendo. Sì, 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 sì. Mamma Nicoletta ha ragione. Sta raggongolando. Dice finalmente. Ma non glielo dico. La mamma ha sempre ragione. Ha sempre ragione. Perché comunque alla fine dice quelle verità che la saggezza ha portato con il tempo, con l'esperienza. E come figlio si tende sempre un attimo a svicolare, a voler trovare soluzioni originali, a voler scoprire l'acqua calda, ma poi alla fine forse non è così. Vogliamo scoprire l'acqua calda come figli e vogliamo sempre dire: ma tu non ci hai pensato. No, come genitori ci si è pensato un sacco prima e si è esclusa a priori la questione. Oppure tu non capisci, non puoi capire in realtà. Sì, sì, sì. La mamma capisce molto meglio di noi, dato che ha una sua esperienza. Perché magari ha vissuto le nostre stesse idee, sogni, vaghezze, e magari ha capito che erano sogni e che cominciavano e finivano lì. E quindi magari
a volte ci vogliono far prendere anche delle scorciatoie, nel senso di non ci investire troppo perché di lì non se ne cava un ragno dal buco, e quindi ecco, ci vogliono a volte servire ancora il piatto pronto anche se la minestra non ci piace. Però bisogna mangiarla perché fa bene. Fa bene. Abbiamo detto una società che cambia, abbiamo detto quindi un ruolo di una mamma che inevitabilmente si deve adattare al cambiamento della società. Quanto è diffuso oggi il fenomeno delle mamme single, delle mamme che portano avanti la propria condizione di mamme da sole però? E quanto è difficile, perché soprattutto nel passato anche le famiglie in generale avevano una rete familiare, no, di sostegno, per cui le mamme potevano contare oltre che sul marito e quindi sul papà, anche sulla propria mamma e quindi sui nonni, sugli zii, sulle sorelle. Oggi invece forse questa rete è venuta meno e quindi, come dire, è tutto molto più complicato? Oppure no? Noi viviamo qui nel nostro Andria, siamo di Andria, e viviamo ancora un attimo non in un'isola felice, però c'è ancora il retaggio di qualcosa di importante, appunto quella gens, quella famiglia di una volta, appunto quella struttura dove c'è sempre una nonna, dove c'è sempre una zia, dove c'è sempre una sorella, a volte anche una vicina di casa generosa che ci dispensa consigli, che ci dispensa, ci aiuta anche, no, in un momento, sì, un afflato particolare, amicale, importante. Nel territorio nostro per fortuna ci sono anche tante situazioni che accolgono situazioni di mamme che purtroppo si trovano di fronte alla situazione di dover crescere un figlio da sole, e molte volte appunto non ci si arriva per scelta, sono situazioni che arrivano con l'evolversi delle situazioni della vita. E quindi guai a chi manca questa rete importante di supporto. È chiaro che c'è chi invece sceglie di portare avanti la crescita dei figli da soli, ma per fortuna ancora qui da noi sono situazioni rare, e sicuramente una madre che arriva alla decisione di portare avanti la crescita di un figlio da sola è una situazione in cui ci arriva in estrema ratio, quindi insomma a volte è il male minore, perché una madre tende appunto sempre a proteggere il figlio, a creare una rete di protezione e di supporto al nascituro, però a volte ci sono situazioni che richiedono appunto meglio soli che mali accompagnati. Assolutamente. E ho detto, però ancora da noi si sente ancora il trasporto per una vita che deve crescere, e quindi riteniamoci ancora fortunati. Non voglio fare un discorso campanilistico, però ancora noi crediamo nella famiglia, e proprio intesa la famiglia in senso costituzionale, quindi formata da una figura genitoriale importante, sia maschile che femminile, e ho detto il supporto familiare allargato è comunque importante e non indifferente. E infatti, no, l'articolo 31 della Costituzione dice: la Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi con particolare riguardo alle famiglie numerose, protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo. È veramente così anche oggi? Sì. La cronaca e gli stravolgimenti che stanno accadendo a livello politico e legislativo li conosciamo tutti, e ecco che qui interviene anche l'associazione Comitato Progetto Uomo. Esatto, interviene in qualche maniera il terzo settore. Allora, sì. L'associazione Comitato Progetto Uomo nasce quando? Nasce nel 94. Nasce a Biceglie, nasce prima come un movimento culturale e poi nel tempo ha avuto affermazioni, si è diffusa prima, ripeto, nel territorio di Biceglie, poi Barletta e finalmente Trani e Andria. Ad Andria siamo dal 2014
E qual è il senso della Comitato Progetto Uomo? Intanto di proteggere e accogliere la vita nascente e di proteggerla fino al suo termine naturale e dare un supporto importante alle famiglie, le famiglie in senso costituzionale, cioè fondate sul matrimonio. E perché è nato questo bisogno però da parte appunto vostro di creare un'associazione che desse supporto? È perché evidentemente è stato colto che a livello istituzionale c'era un attimo, una mancanza, un vuoto. Ecco, magari, da colmare, ecco. Sì, sì, ecco. E noi supportiamo con il nostro operare appunto quelle gestanti e mamme in difficoltà che o sono in difficoltà economiche oppure ancora non si sentono certe di portare avanti la gravidanza. Quindi siamo lì anche prima di tutto con un afflato amicale, perché purtroppo, sì, le mamme che scoprono di aspettare un bambino a volte si sentono sole. Un istante può durare un istante, può durare un giorno, può durare una vita. E noi siamo lì e diciamo che ci siamo e che facciamo questo percorso insieme. Come si aiuta una mamma che, insomma, cioè una donna che si ritrova tutto ad un tratto a scoprire di essere mamma? Noi abbiamo due canali di azione, un canale culturale e un canale socioassistenziale. Con il canale culturale siamo aperti chiaramente a tutta la cittadinanza, supportiamo appunto con l'aiuto di esperti, sempre tutti volontari, del nostro territorio, la conoscenza tanto di quello che sta accadendo sia nel corpo della donna, sia nella psiche della donna, sia come si inserisce nella donna, appunto come stavamo dicendo prima, nella società e quindi nella rivalutazione del carattere genitoriale, sia maschile che femminile. Invece per quanto riguarda il settore assistenziale, ci dedichiamo in maniera particolare alle mamme appunto che non hanno reddito e comunque alle mamme che non si sentono serene nell'affrontare la gravidanza, intanto con un discorso di ascolto e di supporto in ogni qualsiasi loro momento anche della gravidanza. Noi su Andria abbiamo diverse donne che appunto già dai primi momenti della gravidanza sono venuti da noi con lo sguardo spento perché non erano certe. Quali erano i timori? Qual è il timore di una mamma che appunto si rivolge a voi e ha dei dubbi? Anche banalmente sentirsi sole. A volte delle donne che scoprono appunto questa lieta situazione si sentono sole perché magari il compagno non ne vuole sapere niente, oppure un compagno proprio che non esiste, oppure ancora... Quindi comunque il peso è la responsabilità, no? Di mettere al mondo una vita e sì, di sapere che da quel momento in poi ci devi essere sempre per sì, quella vita. Eh sì, e allora tante volte si ha bisogno anche di incrociare un altro sguardo e per dire non ti preoccupare, siamo insieme, parliamone, sentiamo un po', discutiamo, oppure prova questa strada qui, perché è vero come dicevamo prima che a volte spesso c'è il discorso familiare di supporto, a volte manca perché a volte sono genitori che lasciano andare le proprie figlie che attendono e quindi queste ragazze a volte si trovano veramente sole, oppure a volte capita che arriva in una nidiata familiare un sorriso in più e ci si trova anche un po' con l'acqua alla gola e quindi noi con il nostro operare siamo di supporto a queste famiglie a volte anche numerose. E noi abbiamo un sistema di funzionamento che prevede, se mi passa l'espressione, un do ut des, nel senso che... Quindi questo scambio reciproco, come sempre, dire. Sempre. Non... supportiamo appunto queste famiglie nascenti con un impegno, quando vediamo un impegno da parte loro, nel senso che chi partecipa alle nostre attività sia culturali sia manuali poi ha il suo momento di ricompensa.
Abbiamo infatti un laboratorio di Brico Bebè, dove ad Andria noi confezioniamo dei fiocchi nascita, abicelle, delle borse per la clinica, lenzuoline, cose. Poi ci sono delle nostre volontarie che sono veramente meravigliose e si dedicano in queste cose. E in questi progetti noi coinvolgiamo a 360 gradi le mamme e gli forniamo anche uno strumento per realizzarsi, perché una donna che fa è una donna che è. Una donna che non fa non dà neanche soddisfazione a se stessa. Allora abbiamo scoperto anche noi per l'ennesima volta l'acqua calda e abbiamo ricordato una malattia antica delle donne, l'ago. E cuciamo e le mamme tornano a casa soddisfatte, anzi molte volte mi chiamano e mi dicono: Mariangela, ma sai che io ho rattoppato i pantaloni di mio figlio, o ci ho messo banalmente un bottone, perché sfido tante signore che non sanno neanche farlo. Quindi è una strategia per stare insieme, per creare ulteriormente e quel creare discorso, quella rete anche, sì, che forse in alcuni casi è venuta a mancare. Eh sì, perché io poi vedo le mamme tra di loro che parlano, si scambiano i consigli, i suggerimenti, anche solo a volte di prendi quella fermata dell'autobus piuttosto che un'altra. Quindi quelle piccole sottigliezze, cioè creare di nuovo un famoso dialogo. A volte adesso per troppa discrezione, preferisco chiamarla discrezione e non indifferenza, a volte si dimentica di parlare con chi ci sta accanto, con chi ci sta accanto. Quindi l'importanza di scoprire se stesso ti dà valore alla persona umana, anche solo con una chiacchiera, che poi una chiacchiera non è mai. Abbiamo detto questo esercito di volontari che sono importanti, in che modo vi possiamo aiutare? Come ci potete aiutare? Le nostre attività sul territorio sono sempre molteplici, quindi io invito sempre chi ci vuol bene a seguirci nelle nostre attività e a ricordare che le nostre attività culturali nei vari centri di Andria, Barletta, Trani e Biceglie sono aperti veramente, veramente a tutti. Abbiamo la situazione del Banco Bebè che noi portiamo nelle scuole del territorio per accogliere pannolini omogenizzati, tutto quanto. Poi insomma siamo ben interfacciati con le scuole e ci danno una mano importante. E poi abbiamo uno strumento molto importante, che è quello del 5 per 1000. In effetti siamo depositari di questi fondi, quindi chi ci vuole sostenere può farlo scrivendo il nostro codice fiscale sulla dichiarazione. E quindi insomma si può andare, vi possono venire a trovare sui canali social, in modo tale sempre da poter avere tutte le informazioni possibili sull'attività che svolgete. Abbiamo delle pagine dedicate per le varie città e poi se ci volete venire a trovare ci fate un regalo senza pari. Siccome siamo in conclusione, volevo un attimino capire, Dina, l'ultima volta che tu hai detto a tua mamma: ah, ma tu non capisci, non puoi capire. Mi sa ieri. Quando? Che cosa gli hai detto? Perché? Perché stavamo discutendo su alcune cose personali e lei insisteva del fatto che era per forza come si doveva dire lei, per forza. Lei aveva ragione e io le ho detto: vabbè, forse non capisci il motivo per quale non è così. E alla fine chi aveva ragione? Non abbiamo ancora stabilito chi ha ragione. Siete ancora in trattativa, dovete ancora capire. Mariangela, ma è vero quindi che il mestiere di mamma è il più difficile al mondo, o no? Sì. Sì. È difficile anche perché non è compreso a volte, perché noi da figli tendiamo sempre a sminuire questa certezza dei genitori e quando poi non ce l'abbiamo vicino ci sembra che lì ci fossero le verità assolute che purtroppo ci mancano, quindi fare i genitori è improbabile, è difficile. Ma le paure delle mamme di un tempo sono le stesse delle mamme di oggi? Buona parte sì. Quindi sono sempre uguali? Sicuramente variano le sfumature, variano le situazioni, ma in buona sostanza le mamme non cambiano, come non cambiano i figli, come poi alla fine non cambia neanche il mondo. Sicuramente bisogna adeguarsi, però le paure c'erano, ci sono e ci saranno.
Ed è questa forse anche la forza delle mamme alla fine, perché nonostante le paure vanno avanti e, come dire, riescono proprio a gestire il mondo. Bene o male c'è un retaggio atavico che ci viene nel DNA delle mamme, dei genitori, quindi diciamo è inevitabile poi comunque ritrovarsi nelle parole che a suo tempo ci sono state dette, che noi abbiamo cercato di ignorare, ma poi da qualche parte si sono accantonate e puntualmente ritornano. È una magia questa che accade tutte le volte. Grazie a Mariangela Petruzzelli. Grazie per essere stata qui con noi. Grazie ragazzi. E ringraziamo e salutiamo tutte le mamme, le vostre mamme, ma tutte le mamme all'ascolto. E naturalmente l'appuntamento è per la prossima puntata di Ten Generation. Grazie per averci seguito. Everywhere we go, everywhere we go.